Benvenuti su Eka Gaming. Se vedete per la prima volta questo nome e il logo del canale, tranquilli, non siete stati iscritti automaticamente a un nuovo canale. È il nuovo nome del canale Claudio Masci Gaming, visto che non è più collegato al mio sito web principale. E dire sempre il canale gaming di claudiomasci.com non mi piaceva, gli ho voluto dare un nome suo, quindi da adesso sarà Eka Gaming. Iniziamo un nuovo gioco, quindi vediamo il gameplay di Blair Witch, che sarà gratuito in regalo la settimana prossima, giovedì prossimo, sull'Epic Store per PC. Lo stiamo vedendo su Xbox One, ma se dovesse piacervi potrete prenderlo gratuitamente per PC tra una settimana. Cioè, in realtà meno di una settimana, siamo a domenica, quindi tra qualche giorno. Passando alle notizie locali, ancora nessuna traccia di Peter Shannon, il ragazzino di 9 anni scomparso non si sa quando, non ho fatto in tempo a leggere. Al momento della scomparsa il ragazzino indossava una maglietta verde. Le autorità sono impegnate nel coordinamento di una squadra di ricerca nella foresta di Black Hills. Si tratta dell'ultima di una serie di sparizioni iniziate nel 94, anno in cui un gruppo di studenti si avventurò nella foresta vicino a Bartlesville per poi scomparire senza lasciare traccia. Questo praticamente sta andando a cercarlo? Sarà tipo un investigatore? Allora, devo dire che generalmente dei giochi che mi piacciono e che compro so poco, perché non mi piace avere troppe informazioni. Premi RB per rispondere al telefono. Ah, devo tenere premuto RB. Dillo. A per rispondere, B per... rispondiamo. Jess, ehi. Mi fa piacere sentirti, non pensavo avresti chiamato. Perché no? Beh, io, nemmeno io, ad essere sincera, mi sa che siamo entrambi pieni di sorprese. Allora che fai? Guido in una foresta. Hai sentito del ragazzino scomparso? Mi unisco alle ricerche. Oh wow, ok. Credi che sia una buona idea? No. Però non avevo niente da fare. Perché no? Lo sai perché? Vabbè, non importa, forse hai ragione, non avrei dovuto chiamarti. Vatti a perdere nella foresta, che me ne frega a me. No, Jess, aspetta, sono felice che tu l'abbia fatto. Sono quasi arrivato, ti chiamo dopo, d'accordo? No, non mi chiamare mai più, ho sbagliato. Va bene, solo fai attenzione. Ok. Quindi si è auto unito alle ricerche, si è auto ingaggiato. Il cartello Missing Peter Shannon, che lo metti in un albero in una foresta, ma chi lo vede? Ok, no, pensavo che fosse arrivato, invece continuo a guidare. Ma spero che qualcuno l'abbia chiamato, perché sennò dove sta andando? Giustamente ci hanno scritto in macchina, prenderla. Andiamo a pallet. Vediamo se troviamo un modo per fare qualcosa. Non mi dà neanche il tempo di leggere. Ballet, dove vai? Vieni qua. Personalizzazione del cane. Scegli il colore del pelo. Ma perché? Che mi frega? Va bene qualsiasi. Così? Ma posso girare? No. Vediamoli tutti. Bianco, dai. Almeno lo vedo meglio. Scegli un collare. Rosso. Scegli il colore degli occhi pure. Dai, azzurri, ok. Che c'è? Non ti piace il colore che ho scelto e te lo tieni ormai. Andiamo. A quanto pare hanno iniziato senza di noi, forse. Ma perché lo sapevano che dovevi venire? Cioè, tu ti sei autoinvitato? Cos'è questa freccia? Dove devo andare? Dobbiamo fregarci la roba dalla polizia? Premi RT per interagire. Troviamo il ragazzino, ne ha già passate abbastanza. Guarda, ho il sospetto che sia morto, Cioè, proprio... Anthony, se hai smesso di pisciarti addosso ogni volta che qualcuno nomina la strega e ti sei deciso a venire, controlla nel baule. Troverai un walkie-talkie che abbiamo lasciato per te insieme alla foto del ragazzino scomparso.
Chiama lo sceriffo Lanning sul canale 2 quando sei pronto a unirti a noi, Greg. Anthony è lui? Come lo posso sto coso? Ok. Apriamo il baule. Con che l'apro? Ah. Ma con che apro il baule? Sempre con questo, sì. Walkie talkie. Sorry, Anthony. Mi spiace, first Anthony. Chi prima arriva... Ah, non è Anthony. Ah, è Alice, infatti. Chiamerò Lanning. Quindi ci fingiamo Anthony. Vabbè. Con che devo premere? Come lo chiamo? Premi qualcosa? Niente, vabbè. Freghiamoci qualche altra cosa, allora. Già che ci siamo, che ti rubi solo il walkie talkie qua? Missing? No, eh. Richiudiamo? Missing? No. Ruba qualcosa di utile. Una pistola. Qua non apre. Qua c'è qualcosa? No. Qui niente. Il cane sta a fare un casino. Dove sta? Ci possiamo rubare la tazza. Il miglior sceriffo del mondo. Però c'ha 3 stelle. Gliene potevano da 5. Non posso guardare dentro. Voglio guardare dentro. Niente, vabbè. Non abbaiare che ci beccano. Sto rubando di tutto. Relazione. Peter Shannon è stato dato per disperso il 15 settembre del 96. Indagini. 15 settembre 96 alle 14.35 Laura Shannon ha notificato all'agente la sparizione del figlio, Peter Shannon. L'ufficiale che ha avviato l'indagine ha stabilito quanto segue. 1. Peter è stato visto per l'ultima volta il 15 settembre del 96 verso le 11.20 mentre si dirigeva a casa di un amico. Da quel momento in poi la signora Shannon non ha più avuto sue notizie. Ma è passato dal bosco per andare. 2. Non è la prima volta che Peter tenta di scappare di casa. 3. Non ci sono testimoni del momento della sua sparizione. Vabbè. Alle 15.30 le ricerche preliminari non hanno prodotto alcun risultato. Considerata l'età di Shannon, il rischio è stato rivalutato come alto. 17. Viene dato l'ordine di organizzare una ricerca nella foresta di Black Hills, in cui il bambino era stato trovato in uno dei precedenti tentativi di fuga. Ah, è scappato nella foresta. L'operazione è affidata allo sceriffo Emmett Lanning, firmato Oliver Matthews, un agente investigativo. Vabbè, posa. Gli oggetti raccolti vengono conservati nel tuo zaino. Puoi vederli tenendo premuto RB e scegliendo lo zaino. No, ha scelto la torcia. Spegni sta torcia. Scegli lo zaino. Ho scelto lo zaino. Allora, portafoglio in pelle. Snack per cani. Gesso. Poi. Rapporto investigativo, che è questo. Foto di Peter. Come la selezioniamo, con A? Eccola. Mazza che orecchie. Vabbè. Ciao. Ma non la voglio la torcia. Posala. Ok. Cos'è questo? Sono venuti attrezzati. Ah, sono fucili. Questo è un altro foglio. Vabbè, ce l'abbiamo. Leggi. Descrizione. Età 9 anni. Sesso maschio. Altezza 132 cm, 1,32 m. Peso 31 kg, capelli castani ricci, occhi marroni. Peter aveva indosso una t-shirt verde e un berretto dei Baltimore Crows, visto l'ultima volta il giorno 15 settembre del 96 a Burkittsville. Chi dovesse avere notizie di Peter Shannon è pregato di contattare il Maryland Police Department o di chiamare uno dei seguenti numeri. Va bene. Come scendo? C'è la freccia giù? Vabbè, ciao. Ok. Vabbè, abbiamo visto. Che vuoi? Hai trovato qualcosa bello? Via qua. Una bottiglia ha trovato. Non lasciamo quella roba per terra, vero bello? E che ci devo fare? Io butto sta bottiglia. Prende pure gli scarti che trova. Vabbè. Allora, vabbè, qui non c'è nient'altro. Qui c'è qualcosa? Una foto?
Counseling. Ma non gira fino. Potrebbe girarla meglio sta foto. Non ci faccio niente. Vabbè, ciao. Vediamo qui. Questa credo che sia la macchina sua. Come si corre? Così. Ok. Che cos'è qua sopra? Ma tutto prende. E questo cos'è? Un pezzo di legno che è? Vabbè. Colleziona la prima bambola di legno. Questa sarebbe una wooden doll. Un pezzo di legno un po' intagliato. Ah, non possiamo andare in bici. E? Questo non so che cos'è. Ah, c'era un foglio attaccato che hanno staccato. Vabbè, tanto non andiamo in bici, andiamo a piedi. Andiamo. Aspetta un attimo, ma posso pure... Sì, posso andare pure così nell'erba, nel nulla. Non ha senso perché tanto non c'è niente, però... Magari trovo qualcosa. No, non trovo niente. Va bene, facciamo la strada regolare. Tu hai trovato qualcosa? No. Qua? Scavalca lui? No, aperto. Forza, Bullet, troviamo questo ragazzino. Vai prima tu, dai. Perché guardi indietro, guarda avanti? Ah, è partita una telecamera che non si sa dove. Sta pure volando. Ah, e qui lo dobbiamo trovare. Sì, vabbè. È già morto tanto. Ok, il simbolo della strega di Blair. E? Ok. Dobbiamo saltare giù? Ovviamente nel nulla. Andiamo a vedere se c'è qualcosa qui. Io inizio a guardarmi intorno, poi tanto mi perdo. Perché per cercare intorno non vedo più qual è la strada. Che cosa è? Ah, vabbè, ci stanno le... Non c'è motivo di aspettare ancora. Chiamiamo Lenning. Ma perché? Così ci becca subito. Sintonizzati sul canale 2. Chiamiamo. Ellis a base, mi ricevete? Ah, glielo dici pure che sei tu. Ellis, che ci fai qui? Mi sono fregato un walkie-talkie. Mi unisco alla squadra di ricerca. Ellis, se ti senti in obbligo di essere qui, sappi che non devi. So che si tratta di suo fratello, ti capisco, ma... Sono qui per dare il mio contributo e questo è quanto. Ho portato Bullet, se riuscisse a affittare una scia potrebbe condurci dal ragazzo. Beh, in effetti sarebbe di grande aiuto. Credi di potercela fare? Dico, le tue condizioni di salute non saranno un problema? Ah, è pure malato? Non farò casini, non questa volta. Va bene, d'accordo, ma resta dietro, assicurati che non abbiamo tralasciato nulla. Ricevuto, passo e chiudo. Va bene, è ora di mettersi al lavoro. Ecco, hanno tralasciato questo, che cos'è? Niente. Bullet, trova tu la roba perché io tanto non trovo niente. Solo tronchi accatastati. Corriamo un po'. Qui c'è una luce. Vabbè, niente, andiamo. Ok, visto che questo video viene proprio dopo quello di un altro horror in prima persona nel quale dico che generalmente questo genere di gioco non è che mi piaccia molto, per quanto gli horror sono tra i miei giochi preferiti, quelli in prima persona non molto, ma devo dire che l'atmosfera già è diversa,
Infatti sono gli indie che non apprezzo molto. Premi LB per richiamare Bullet. Vieni. A Bullet! Bullet, vieni qua. Bullet. Questo cane è Bullet. L'ha chiamato fino ad ora, lo sapevo forse, il tuo braccio destro. Ascoltalo quando abbaia e osserva il linguaggio del suo corpo. Ti avvertirà dei pericoli, ma non sarà in grado di gestirli da solo. Ricorda, il suo comportamento durante il gioco dipende da come lo tratti. Stagli vicino, troppa solitudine può influenzare il tuo stato mentale. Se perdi di vista Bullet, premi LB per richiamarlo. Quando è vicino, guardalo e tieni premuto LB per mostrare la ruota dei comandi. Ok. Tieni premuto LB e scegli il comando cerca. Search. Vai, cerca Bullet. Non sta Get cercando out. niente. Lead on, buddy. D'accordo, bello, ti seguo. Andiamo. Che hai trovato? Che roba è? We're looking for Stiamo Peter, not the cercando search Peter, non party, la buddy. squadra di ricerca, bello. Dove va? Si è infilato sotto l'albero. Sta sull'albero, Peter. Che stiamo facendo? Facciamo coccole. Squadra di ricerca 1, facciamo una piccola deviazione. Spencer dice di aver visto qualcosa, probabilmente un procione. Ripeto che non era un procione. Bullet, c'era qualcosa qua? Vabbè, quindi io ho detto cerca inutilmente. Squadra di ricerca 4, capo, abbiamo finito di controllare il ponte e non c'è niente. Dove sei? Voi lo sapete che questa foresta è maledetta, vero? Dicono che se non te ne vai una volta che il buio è calato, il tuo destino è segnato. Un motivo in più per trovare quel ragazzino e andarcene. Ah, ma probabilmente devo andare di qua? L'area di lavorazione del legname, ottimo lavoro. Wow, gente, avete visto quel vecchio albero? Mi fa venire i brividi. Aspettatemi, però. A proposito, durante la guerra d'indipendenza c'era questa strega che rapiva i bambini, gli succhiava il sangue e assurdità del genere. Poi, quando finalmente la catturarono, la impiccarono a uno di quegli alberi. Dov'è Bullet? Bullet. Dove sei? Eccoti. Bullet. Cerca. Dai. Niente. Vabbè, cerco io, ho capito. Capito che non sarà molto utile, Bullet. D'accordo ragazzi, meno chance più ricerca, appunto, dai. Lì non vedo niente, ne ma neanche qui, quindi non è che cambia molto. Cos'hai trovato? Che hai trovato? Che hai trovato? Come ci si abbassa? Non ci si abbassa. Levati! Ma no, non la prenderò mai se non ti levi. Ti levi? Bullet, levati. Come gli si dice? Fermo, sgrida, cerca, coccola, resta vicino. No, vabbè, io voglio di levati. Hai trovato una cosa del caffè? Come la faccio a prendere? Non me la fa prendere. Vabbè, basta coccolarlo, levati. Così la deve. Ah, il mondo non è uno stramaledetto bidone. Che cos'hai lì, Bullet? Che c'è lì, Bullet? Ma guarda gli alberi, Bullet, ma. Non c'è niente. Che c'è? Che guardi? Devo andare nell'albero, ecco. Ci sono andato, non c'è niente, visto? Usciamo dall'albero. Vediamo qua. Qua c'è lo schifo.
Io non ci passerei, giriamo intorno. Non si può girare intorno, saliamo di più. E vediamo qui se c'è qualcosa. Per il momento niente. Dov'è Bullet che alita? Che hai trovato? Perché vai negli alberi? Esci da sto coso. Devo pure sta a vedere dove si perde Bullet. Questo è sempre quel... quella specie di pozzanghera. Sì, qui hanno segnato con questa cosa tutti gli alberi. Io comunque già mi sono perso. Ma c'è una mappa? Vediamo. Boh. Al momento non so. Ah, forse da qui. Lo zaino, no. Il cellulare c'ha un GPS? A vedere dal modello direi di no. Niente, andiamo. Che hai visto? Dove sei? Giustamente negli alberi, nelle foglie. Ma dove vai? Ecco, qua. Che ci sta? C'avevi sete? Non c'è niente qui. Si può uscire da quest'altro lato, sì. Qua c'è schifo ovunque. Chiamiamo Bullet. Bullet. Ah, Jerry qui. Senti, cerca un po'. Vedi se riesci a trovare qualcosa, perché io no. Trovi qualcosa? Che hai trovato? Ah, hai trovato qualcosa, che cos'è? Impronte di piedi nudi, qualcuno ha una profonda passione per la natura. Seguiamole. Però mi serve la torcia. Già non li vedo più. Stanno qua, qua. Non li vedo. Vabbè. Che vai? Sto sbagliando strada probabilmente. Che hai trovato? Cane. Bullet, Bullet, prendi. Prendi che? Ma prendi che? Ah, qualcosa. Ma a parte che lui ci sarebbe passato. Che cosa hai trovato? Fammi vedere. Che hai trovato? Un berretto. Così, così, bravo. Dammi il berretto, molla. Quello del bambino. Baltimore Crows. Baltimore Crows è il berretto di Peter. Bravissimo. Good boy. We need to hurry. Dobbiamo sbrigarci. Riesci a seguire la pista? Premi LB per mostrare l'oggetto a Bullet. Annusa. Tiè. Take a whiff, buddy. Trova una traccia. Bello. Dai, dai. Bravo, bello, ora fammi vedere. Alice a base, ho trovato il berretto di Peter. Ma mi sono perso Bullet. Serio, ottimo Alice. Rimani dove sei, ti raggiungeremo e riprenderemo da lì le ricerche. Negativo, Bullet sta seguendo una traccia. Non voglio rischiare che la perda. Vi tengo aggiornati, passo e chiudo. Sì, sì, sto dietro di te. Corriamo, dai. Bullet, wait up. Ecco, precipitato. Dannazione, devo trovare Bullet e il modo di ritornare in cima. Perché quanto è precipitato giù? Beh, ritornare in cima ci vuole poco. Bullet.
Ci vuole poco, no, perché non sale manco una montagnella. Cioè, dai, è bassa questa. No. Che gli batte così il cuore? Dove diavolo si è cacciato? Qua c'è una luce, andiamo a vedere la luce. No, no, non ora che... Now. Vediamo di qua. Qua non c'è niente. Riprenditi, Alice. Sei arrivato fin qui. Non puoi mollare adesso. Gli sta venendo un infarto? Cioè, è malato di cuore. Calmati, Alice, va tutto bene. È solo nella tua testa. Ma chiamiamo Bullet. Sta morendo. Praticamente non ho trovato Bullet. Eccolo. Alza la testa, l'hai sentita abbaiare, alza la testa. Eccolo, dai. Passato tutto, dai, ti puoi alzare. Ma guarda un po' chi ha deciso di tornare indietro. Non andartene più così bello, d'accordo? Non posso restare qua fuori da solo. Ah, paura di restare da solo. Che cosa c'è, amico? Hai trovato qualcosa? Andiamo a vedere. Quindi siamo ancora sulle tracce di Peter, bene. D'accordo, bello, ti seguo. Andiamo, dai. Comunque, dicevo all'inizio, si vede la differenza comunque tra un gioco indie e un gioco di questo tipo, che ha un tipo di adrenalina, comunque un tipo di... Mi sono perso Bullet. Eccolo. Aspetta, Bullet, stanno chiamando. Jess. Dai, rispondiamo. Hey, Jess. Hey, Jess. Alice, tutto bene? A sentirti non si direbbe. No, stava morendo. No, no, va tutto bene. Tutto sotto controllo. E ha voglia. Dalla tua voce non si direbbe. Alice, forse dovresti... Ho detto che è tutto a posto. Ah, si sta pure arrabbiando. Beh, certo che sì. Senti, penso di aver visto qualcosa. Devo andare, ti richiamo dopo. Che hai visto? Bullet ha visto qualcosa. Tu. I'm sorry, Jess. Comunque dicevo, nonostante anche in questo caso non si è ancora progredito molto nella storia, comunque riesce a tenerti più agganciato al gioco, quindi ti viene voglia di andare avanti e scoprire che cosa è successo, qual è la storia, mentre nella maggior parte dei giochi horror indie non c'è questo fattore, quindi tendono spesso ad annoiare, almeno per quanto mi riguarda, poi magari invece possono anche piacere ad altri, ma personalmente la maggior parte degli horror indie li trovo abbastanza noiosi e molto simili tra loro, per quanto cambino storia, gameplay, no, il gameplay direi che si somiglia molto, però per quanto magari cercano di essere originali sulla storia. Che cos'è, un campeggio? Dove sta Bullet? Bullet? Ah, è già partito. Che hai trovato? Fai vedere. Una videocamera. Dai, facciamoci gli affari loro. Sembra un po' malmessa, ma credo funzioni ancora. Vediamo che hanno registrato. Niente, vedo solo una luce. Ah, ora ci fa vedere? Alice, forse dovresti... No, ci fa vedere un suo ricordo. No, quello di cui ho bisogno è un aiuto. Ah no, di cui hai bisogno è un aiuto. Ma perché non vede la faccia di lei? Alice, forse dovresti... Avrei potuto farcela. Alice, non ce la faccio più. Perché? Qual è il problema stavolta? Non ho sorriso abbastanza, non ho detto ti amo per 5 cazzo di minuti. Santo cielo, Alice, ma ti senti almeno? Mi sento e come? E vedo anche il modo in cui mi guardi, come se fossi un perdente del cazzo, un animale malato indifeso da accudire. Perché, Alice? Datti una regolata, Alice, e sii uomo per una volta. Ci risiamo. Sì, ci risiamo. Perché non vede la sua faccia?
Spero che tu riesca a trovare un modo, Alice. Spero che tu riesca a perdonarti. Io ho fatto il possibile per aiutarti, ma... Non posso più starti vicino. Vai allora, vattene, lasciami da solo. Bene. Non capisco che c'entra tutto ciò con la videocamera che ha trovato, però... Chi gli arriva la telefonata sulla TV? Sì, un uomo. Alice, hai ricevuto il mio messaggio? Voleva vedermi, signore? Meglio ancora, volevo presentarti qualcuno. Bullet, ecco il tuo nuovo compagno, ne ha passate tante proprio come te. Che? Signore, non posso. Hai forse altro da fare? Prendi questo dannato cane, Alice. Sì, signore. Ecco, gli ha assegnato il compagno. Tutto ciò per aver trovato una videocamera, non capisco che... Sì, ah, sono svenuto, è bello. È buio pesto, devono essere passate ore. Tieni premuto e scegli la torcia. Eccoci qua. Che cos'è qua? Ancora questa cosa? No, è diversa. Sembra che qualcuno abbia un po' troppo tempo libero. No, ma più che altro vorrei capire come si salva... Ah, ok, così, salva. Bene. Salvando verrà creata una copia permanente dell'ultimo salvataggio. I progressi fatti dall'ultimo punto di controllo non vengono mantenuti, ok. Non so se gli autosalvataggi poi... Già sto al capitolo 3, ma com'è possibile? Ma quando ci è arrivato al capitolo 3? Vedo una cosa rossa laggiù. Ah, è Bullet. Che hai trovato, Bullet? Andiamo. Sempre la videocamera di prima. Come ho fatto a finire di nuovo qui? Ci sei svenuto? C'è una cassetta dentro, a questo punto guardiamola. E guardiamola. Le registrazioni rosse ti permettono di manipolare la realtà. Fai attenzione all'ambiente circostante, agli oggetti intorno a te e nel video. Manda avanti e riavvolgi e metti in pausa un video per cambiarne stato e posizione. Non ho capito niente. Cerca di trovare il momento giusto in cui mettere il video in pausa. Aspetta, la A è la pausa. Come torno indietro? Ok, così. Devo tenere premuto. Va bene, andiamo, vediamo. Direi mai. Cerca di trovare il momento giusto in cui mettere il video in pausa. Per me è mai. C'è la macchinina, ma con questo vado indietro. No, niente. Non saprei quando mettere. Dovrebbe essere quando vedo qualche cosa di utile, ma personalmente non vedo niente di utile. Ah, mettendo in pausa adesso vedo però sullo sfondo si è accesa... Ma è comparsa la macchina. Che diavolo, un minuto fa non c'era, vero bello? Questa cassetta ha appena... No, è impossibile. Riprenditi, Alice. Probabilmente è di Peter. Forse Bullet può seguire la traccia. Mostra a Bullet. Dai, tieni Bullet. Al piede, che vuol dire? Sai quello che devi fare, bello? Proprio come nell'addestramento. Bravo, bravo, faresti scintille nell'esercito se non fossi così testardo. Dai, partiamo. Sta andando un po' troppo veloce. Ok, eccomi. Ripartiamo di corsa. Che hai trovato? Niente. Ehi, bello, qual è il problema?
Qual è il problema? Non c'è niente. Ma c'era questo? Vabbè. Perché distruggi così? Vabbè, distruggiamo. It's okay, buddy. It's all gone. See? Sì, però con Olga. Vabbè. Se mi compaiono i premi sopra il testo, non vedo che cosa dice. Andiamo. Vai, Bullet, arrivo, arrivo. Quindi? Da che parte? Lì? Qui. Ok, anche perché l'altra era chiusa. Andiamo. Arrivo, arrivo. Dobbiamo scendere? Direi di sì. Still on track, buddy? È ancora la traccia, bello? Bravo, right cane, ti seguo. Me lo so perso, però ho visto il collare. Alice, sono io. Lanning, rispondimi. Devo rispondere, potrebbe essere qualcosa di importante. Rispondiamo. Avanti. Avanti. Buon Dio, Alice. Ho provato a contattarti per ore. Prima il ragazzino e ora tu. Sembra che io non debba fare altro che ritrovare tutti quelli che si ficcano in questa merda di foresta. Dove diavolo sei? Non ne ho idea. Siamo scesi lungo un burrone e ci siamo diretti a nord verso un vecchio campeggio. Come, scusa, abbiamo già perlustrato quella zona, non abbiamo trovato nessun campeggio. Beh, non avete trovato nemmeno il berretto di Peter. Senti, abbiamo ancora la traccia, proseguiamo verso nord. Per amor del cielo, Alice, smettila di giocare all'eroe, siediti da qualche parte e non alzare il culo finché non ti raggiungiamo. Emmett, trovate il campeggio e poi andate a nord. Io cercherò un punto di riferimento per indicarvi la direzione giusta. Alice, vi tengo aggiornati, passo e chiudo. Ok, ripartito di corsa. Un altro lago. Cosa succede? Bello, ho trovato qualcosa. Ha un altro di questi cosi da distruggere. E distruggiamolo. Va meglio, Bullet? Arthur. Andiamo. Dove sta entrando? In una grotta? Bullet, what's wrong? Cosa c'è che non va, Bullet? Work, damn it! L'albero? Vediamolo. Sta mettendo la mano nell'albero. Perché? Perché? Cioè, non è che vedo l'albero. Non perdere il controllo, Alice. È solo un albero. Ah, però posso avvisare, sì, adesso. Forza, Bullet. Alice a base, Emmett. Volevo soltanto dirti che so di aver fatto un casino, mi dispiace. Te l'ho già detto, Alice, quel che è fatto, non ha senso rivangare il passato. Ma esce lo schifo dall'albero. Hai trovato il berretto del ragazzino e sei ancora tutto intero. Tutto sommato potremmo essere messi molto peggio. Già, hai ragione, grazie Emmett, passo e chiudo. Sì, ma gli poteva dire siamo sotto l'albero. Che ci sta sopra l'albero? Lo schifo. Schifo di albero è. Dove sei? Eccoti. Dove dobbiamo andare? Qua c'era una casa. Base a Alice, credo che abbiamo trovato il burrone di cui parlavi. Hai qualche novità da comunicarci? Sì. Aspetta, non correre tu che devo comunicare le novità. A proposito, sai se hanno mai costruito qualcosa da queste parti? Tipo? Una miniera, ecco, tipo struttura in cemento armato, fondamento, trincee. Trincee, non si vede un soldato dai tempi della guerra civile, Alice. Sei sicuro di quello che dici? Sì.
Sei sicuro di quello che vedi? Non dici. Perché avevo letto? Di... So quello che vedo, Lanning. Va bene, va bene. È che, va bene, cercheremo quel campeggio e le trincee, o quel che sono. Passo e chiudo. Sì, ma non correre mentre sto parlando, che ti perdo. C'è una macchina. Che hai trovato? Dammi. Fermati, da. Dammi quello che hai trovato. Una barretta, sul serio? Andiamo, Bullet, so che puoi fare di meglio. Pure ammuffita, marcia, forza, riesci? Aspetta che avevo visto qualcosa qua. Ma non è esattamente quello che mi aspettavo di trovare nel mezzo di una foresta. Tuttavia non mi aspettavo neppure del cemento armato. Sì, ma io sarei sceso giù, però per seguire Bullet non posso. Tra l'altro me lo so perso, Bullet. Bullet. No, non gli devo dire vieni. Vorrei capire dov'è. Ah, è qua. Che mi hai trovato adesso? Oh, bravo, bello. Così va molto meglio. Vediamo un po'. Ok, albero caduto. Bambino. Aspetta, quello è... Quello è Peter. Hai avuto fegato, ragazzino. Torniamo indietro. Qua direi di fermare. Ellis a base. Peter non è scappato, è stato rapito. Ho trovato una registrazione dove si vede il colpevole. Cosa? Come? Aspetta, una registrazione così nel cuore della foresta? Ellis, dici sul serio? Sì, e poi quei video fanno apparire le cose. Non c'è tempo, Lanning, dobbiamo trovare il ragazzino, è in grave pericolo. Ellis, anche se fosse vero, non posso lasciarti andare da solo. Ormai sto qua e non so manco da che lato era. Non abbiamo molta scelta, giuro, non farò niente di stupido, lo troverò e aspetterò che mi raggiungiate. Passo e chiudo. No, Ellis, aspetta, dannazione. No, è troppo tardi, ora vado. Tanto non mi ricordo dov'era. Quindi... È stato filmato nelle trincee che ho visto prima. Forza, Bullet, andiamo a controllare. Allora, siamo arrivati da qui. Quindi, correndo tipo in questa direzione. Non erano qua? Forse no. Mi ricordavo che erano di qua. Bullet, sai dirmi la strada perché... Cerca. No, ma io mi sono già perso. Nothing, eh? Non ho idea di dove siano le trincee. Non credo che fossero così lontane. Però avevamo visto questo lago, quindi qui sì. Forse qua? Sì, forse era qui. Ecco, qui dove aveva fatto cadere. Questo video è stato girato qui da qualche parte. Eccola qui. Mostra a Bullet. Tieni, annusa. Coraggio, bello. Peter è in pericolo e solo noi possiamo aiutarlo. Dai, trovalo. Bravissimo, seguila. Tanto è giù per le trincee, no? Dove sta andando? Non lo vedo più. Ma perché? Era andato giù. Ma era andato giù nelle trincee. Sempre di qua mi riporti. Io voglio scendere nelle trincee. Vai a prenderlo, Bullet. Andiamo, dai, corriamo. Ah, dove era andato per sbaglio? Eh?
Dove sta? Bullet. Ma che mi fai gli scherzi? Andiamo. Sicuro che sia questa la direzione giusta? Bello. Io volevo andare giù per le trincee. Secondo me era lì. Bullet, non è che stiamo girando in tondo. Secondo me sì, questa era la macchina di prima. Dove sei? Sì, ma mettimi la freccia. Eccomi. Dove? Eccomi. Non c'è niente qui. Me lo so pure perso. Bullet. Where are you, buddy? Ecco, andiamo bene. Sì, Bullet, ti sento, on, arrivo, boy, arrivo. Don't make me chase you. Abbaia. Bullet, where are you? Arrivo, Bullet. Eccoti. Eccomi, Bullet, a che stai abbaiando? Non vedo niente. Cos'era? Ma dove sei? Non vedo niente, Bullet. A che cosa stai abbaiando? Cos'è? Non sto capendo che devo fare. Non ho capito che cos'è. Evil in the woods. Fai attenzione a come si comporta Bullet. Quando ringhia c'è qualche pericolo nascosto nelle ombre. Stagli vicino durante i combattimenti. Ti aiuterà a trovare i nemici, ma da solo è vulnerabile. Sì, ma non ho capito. A parte che mo me lo so perso. Dove sei? Sì, però una freccia più. Dove sei? Forse per questo consigliano di usare le cuffie. Eccoti. Ah, un'altra registrazione. Cosa c'è? Credono che non lo sappia, ma li vedo, li vedo. Ogni volta che li risveglio mi seguono, mi fissano. Ma la luce li tiene lontani, mi tiene al sicuro. Vabbè, gli devo puntare la luce, questo l'avevo già capito, devo stare vicino alla luce. E quale sarà il punto da fermare? Allora, facciamo ripartire. Non ho visto oggetti particolari. Probabilmente qui? Non capisco, ma spero di aver fermato nel punto giusto. Bullet, che possiamo prendere? Ok, ripartito, andiamo. Sì, ma così me lo perdo.
Dove corri? Cos'è lì giù? C'è qualcosa? Sì, sto dietro di te, inutile che ti fermi. Cos'è questo coso? Una specie di treno. Dove sei? Where is it, boy? Ma where is it, boy? Cosa? Che non lo vedo più, Bullet. Me lo so perso. Dov'è? Servirebbe un tasto che mi dice dov'è Bullet senza chiamarlo, perché non mi serve chiamarlo, voglio solo sapere dove sta. Non lo vedo. Eccolo. Come vengo lì? Ci passa sotto? No. Sì, sto arrivando, se riesco a capire come arrivare. Quest'albero sembra stranamente familiare. Bullet, non riesco a passare, aspetta. Non c'è un modo per abbassarmi? Ah, ecco. Sì, l'ho visto nel video. Passa sotto? Non mi pare. Sì, Bullet. Se riesco a far comparire gli oggetti, forse posso anche farli muovere. Ah, devo andare nel video. Se riavvolgo la registrazione dovrei riuscire a rimuovere l'albero. Ok. Capito, come la riavvolgo? Ok, era questa. Non era questa? Allora, il sentiero che cos'è? No, questo... Ah, ok, eccola. E abbiamo tolto l'albero. Perché non ho più la torcia? Ok, eccola. Dove sei? Mi dici che stai lassù? Accidenti, forse potremmo... potremmo cosa? È crollato. Alice, rispondimi. Eccomi, mo ti rispondo. Base Alice, ripeto, sì, eccomi. Ti ascolto. Qui c'è quello strano albero bianco, sai di quale sto parlando, no? Sì, lo so. Però mi sembrava nero, però vabbè. Sì, l'ho visto mentre venivo qua, ci arrivo in pochi minuti. Resta dove sei, d'accordo? No, non ci arrivo in pochi minuti, non mi ricordo dov'è. D'accordo, mi troverai qui. Beh, non abbiamo molta scelta, torniamo indietro, Bullet. Allora, io direi che per il momento con questo video ci fermiamo qui, quindi vado a salvare. Vediamo intanto a che capitolo siamo arrivati, visto che non capisco il senso dei capitoli. Capitolo 4, vabbè. Allora, il gioco devo dire che personalmente mi piace, mi sta piacendo, quindi voglio vedere come prosegue. Come detto, è un gioco diverso rispetto a quelli indie horror in prima persona. Questo ha proprio uno stile completamente diverso, quindi si vede che c'è un team dietro. Che non voglio criticare i giochi indie, perché comunque ce ne sono tantissimi belli, ma
Per quanto riguarda gli horror, credo che ci debba essere dietro un lavoro un po' più grande rispetto a quello delle case indie indipendenti che ci lavorano. Magari ci sono tantissimi giochi horror indie bellissimi, fatti bene, ma quelli che ho trovato in prima persona non mi sono quasi mai piaciuti, devo dire. Nel 99% dei casi non mi sono piaciuti. Blair Witch è un bel gioco, cioè assolutamente lo sto trovando davvero bello, divertente. Al momento devo dire sul fattore horror poco, non è molto angosciante, non c'è il fattore che in realtà mi aspettavo di più da questo gioco, ma probabilmente siamo ancora all'inizio, quindi probabilmente arriverà dopo. Per il momento è un gioco abbastanza tranquillo, scorre senza creare troppa ansia mentre si gioca. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sia del gameplay sia del gioco in generale, se lo avete giocato, se volete giocarlo. E vi ripeto che da giovedì prossimo sarà gratis sull'Epic Store, quindi lo troverete gratuitamente per PC sull'Epic Store, mentre il gameplay che state vedendo è per Xbox One, ma alla fine il gioco comunque è lo stesso, quindi cambierà poco. E vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo.